Queste che vedete sono le piagge di notte, queste invece sono le piagge di giorno, ma la maggior parte dei fiorentini le vede così, guidando in automobile tra Firenze e Prato. Se cercate piagge su una guida turistica di Firenze trovate Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, Piazza della Signoria, ma piagge no, non le trovate neanche alla lettera P. Allora ve lo dico io, le piagge stanno tra via Pistoiese, il fiume Arno, il vecchio cimitero di Peretola e il confine con Campi Bisenzio. Ma questo c'è scritto anche su Wikipedia e non spiega niente. Anzi, punto primo, le piagge non si possono spiegare. Quello che posso fare è raccontarvi una piccola storia che accade alle piagge. La storia parte da questo signore, che si chiama Alessandro ed è il prete delle piagge. E somiglia molto a questo signore che scaraventa una lavatrice, armeggia con i fili di rame e avvita non so cosa. Si somigliano molto perché in effetti sono la stessa persona. Alessandro lavora all'isola del riciclaggio, comunità di base delle piagge, la via si chiama Via Lombardia, anche se sta nel cuore della Toscana. Con Alessandro lavorano Busid, Costel, Alfredo, sono fotogenico, Amet, Daniele, ciao, e Tiziana che fa l'amministratrice. E poi c'è lei, la lavastoviglie, la vera protagonista. Anzi, le protagoniste sono tre: lavatrici, lavastoviglie e forno. Busid, che cosa sono questi qua? Questi sono motori di lavatrice. E vengono smontati. Smontate è il cuore usato anche come reggiporta. Sono molto adatti a fare da piedistallo e da fermi. Il lavoro inizia alle 7.30 del mattino e va avanti fino alle 1. Da lunedì a venerdì. Il lavoro consiste nel separare rottami metallici come ferro, ottone, acciaio e rame. Per lavorare usano un flessibile, anche se spesso sono sufficienti un martello e un cacciavite. Alfredo, lavorando, trova il tempo per giocare a basket. 1, 2. Grande! E io, lavorando, trovo il tempo per portare a tutti un caffè. Dopo il caffè bisogna caricare il camion. Più il camion è carico e meno viaggi si fanno. Siamo pronti, ma sento un odore di mangiare. Qualcuno sta cucinando per noi. La cuoca è lei, che però non vuole essere ripresa. E allora io chiedo alla figlia. Si mangia la pasta con il pomodoro e i sessi. Chi l'ha fatta? E la Coop. Ci salutiamo, ma andando via sentite che cosa dice. Ora davvero è l'ora di partire. Durante il viaggio tempesto Alessandro di domande. Quali sono le storie delle persone che riciclano il ferro? Persone cosiddette svantaggiate che per una serie di ragioni hanno avuto delle difficoltà così nella propria vita, nella propria esistenza, degli inciampi, come dico io, che hanno costretti poi a vivere situazioni di difficoltà, dall'alcolismo alla tossicodipendenza, all'immigrazione in quanto tale poi diventa un disagio, una difficoltà. E poi fra tutti questi lavoratori ce n'è un altro? Ora sta guidando anche il camion. E fra tutti questi lavoratori c'è un altro che sarei io, sono Alessandro, che ha deciso, io facevo il mio lavoro, era insegnante, sono prete, ma ho sempre scelto di voluto lavorare. Guadagno quanto è il reddito medio delle persone che vivono nel quartiere delle piagge. E che sarebbe? Che sarebbe fra i 615 e i 620 euro al mese. Alessandro parla, si distrae e sbaglia strada. Ti ho fatto sbagliare strada. Ma poi riprendiamo e arriviamo alla ditta. Prima il camion viene pesato e poi svuotato in un angolo. Prima di tornare ci fermiamo in un altro posto. Passiamo a Manitese, sono i nostri, come dire, parenti nell'attività di riciclaggio. Significa che mettono da parte materiali ferrosi per la comunità delle piagge, che poi li prende e li separa. E qui do una mano anch'io. Mi metto i guanti e me li tolgo perché mi accorgo che la telecamera è storta. La raddrizzo più o meno con un po' di fatica e finalmente anche io comincio a lavorare. Questa volta si tratta di caricare il camion, ma senza separare prima i metalli. Quello verrà fatto una volta arrivati alle piagge. Ora guardate la scatola colorata. Alessandro vi getta dentro un bullone e la scatola cade, facendoci perdere gli ultimi 15 minuti di lavoro.
Il camion è carico, il tempo di fare io lo scemo e torniamo all'isola del riciclaggio. Ma non è ancora il momento di mettere i guanti nel cassetto. C'è ancora del lavoro da fare. Scaricare il camion, raccogliere i pezzi, dividerli e frantumare le lattine, da cui l'ultima volta hanno ricavato 3 biciclette. Daniele è bravissimo nel farlo e sicuramente riuscirà anche a me. Invece no, fino a che non capisco che devo schiacciarle con il piatto del martello. Il lavoro è finito e ora si apparecchia sotto la croce e lo striscione giustizia. E anche se le paste erano cotte da 2 ore, sono buone lo stesso alla comunità di base delle piagge. Buon appetito! Grazie, sta meglio?